Benvenuti a tutti a questa assemblea di Federanziani. Voi molti ci conosciamo, ci siamo incontrati in tanti eventi, diciamo così, allegri, di musica leggera, di cantanti, effettuati dall'assessorato negli anni scorsi. Vi dico subito che anche quest'anno ci saranno, non in quella misura, ma in misura ridotta. È opportuno che in questo momento io porto il saluto di tutti gli anziani di Roma. Mi fa piacere che qui c'è una nutrita, diciamo, una nutrita schiera di anziani, anche se si tratta non di un evento, diciamo, godereccio, ma di un evento molto importante, quello della salute di tutti noi. Io volevo ringraziare il presidente Messina e tutte le autorità che sono qui presenti per questo incontro che ci dà la possibilità non solo di conoscere quelli che non conosco, ma di poter esprimere il nostro lavoro nei confronti dei centri anziani. Roberto ha un po' esagerato nel dire 170, sono solamente 146. I centri, è un augurio che ci fa Roberto che possano diventare addirittura 170 e noi ci daremo da fare per questo. Io vorrei ricordare a tutti quanti, in special modo a coloro che sono l'asse portante del centro anziani, presidenti, comitati di gestione. Fortunatamente, diciamo, in questo mese saranno completate le elezioni di tutti i centri, saranno rinnovate le cariche e così noi possiamo iniziare veramente il lavoro effettivo che è segnato nel programma del coordinamento cittadino. Per fine di questo mese avremo una mappa completa di tutti i residenti dei centri anziani e di tutti i componenti del comitato di gestione. Io a tale proposito vorrei ricordare una cosa: il coordinamento cittadino non è altro che l'insieme di 19 coordinatori municipali, e non vorrei stare qui a dire se il coordinamento cittadino è stato bravo, sarà bravo, però vorrei puntualizzare una cosa. Noi abbiamo in ogni municipio un coordinamento municipale ed un coordinatore. Il coordinamento municipale è formato dai presidenti e vicepresidenti dei centri che devono rappresentare tutte le istanze, tutte le problematiche al coordinatore municipale che si raffronterà con le istituzioni sul territorio. Ora noi questa figura nel regolamento già l'abbiamo sottolineato, è una figura molto importante perché se c'è un coordinatore municipale che effettivamente sposa le problematiche e se ne fa partecipe lui di queste problematiche dei centri, certo non è che si possa fare subito una guerra con le istituzioni, no. Io sono sempre del parere che il dialogo frutta parecchio, il dialogo serve, e a questi coordinatori, adesso sono tutti quelli che c'erano prima, ma entro 60 giorni, cioè settembre-ottobre, molto probabile che cambierà qualcuno. Io mi auguro che restino perché stanno operando insieme al presidente del coordinamento abbastanza bene. Comunque noi non entriamo nel merito, siamo super partes come coordinamento perché sono il presidente e i vicepresidenti, e a tale proposito voglio sottolineare l'autonomia dei centri anziani. Io voglio molto bene al coordinamento, anche perché vengo ho fatto la gavetta, ho fatto componente del comitato, ho fatto il presidente, ho fatto il coordinatore, e adesso bontà dei coordinatori, e qui vorrei ringraziare anche il mio predecessore che è Nania, il quale mi ha dato tanto e mi ha fatto capire quello che deve essere il ruolo del presidente del coordinamento. Io dico che i rapporti con le istituzioni ci devono essere. Noi non siamo parte politica, noi siamo apolitici. Noi dobbiamo
cercare di risolvere i problemi degli anziani. Perché vedete, io le sto toccando con mano nei vari centri che sto visitando. Certo, ancora non li visito tutti e mi scuseranno quei centri nei quali io ancora non sono andato. Ma ci sono tanti di problemi, ma dai più piccoli ai più grandi. Addirittura ci sono dei centri anziani che non hanno il telefono. Questa è una cosa molto grave, già l'abbiamo rappresentata a chi di dovere, e forse si riuscirà a risolvere questo problema, perché proprio ieri in una riunione del coordinamento cittadino ci è stato detto da parte delle istituzioni, precisamente dal Presidente della Commissione, che finalmente quest'anno in bilancio comunale ci sono 1.200.000 euro per la manutenzione straordinaria dei centri. E chiaramente non ci rientrerebbe il telefono, perché quello sarebbe ordinario, ma lo faremo rientrare. Come stiamo lavorando con un progetto con la Regione, se non ci riusciamo anche qui dovremo impegnare l'istituzione, per quanto riguarda una rete telematica fra i centri anziani e le istituzioni, perché ci vogliono, oggi non possiamo più parlare di fax o di qualche altra cosa, scriviamo la lettera, la impostiamo e la mandiamo. No, oggi c'è internet e con una rete telematica noi raggiungeremo tutti i centri anziani. E queste sono due problematiche che cerchiamo di risolvere. Ci ha fatto molto piacere quello che ci ha detto il Presidente della Commissione Tredicina, il quale si fa parte in causa per poter, diciamo così, risolvere alla meglio quelle che è la manutenzione straordinaria dei centri, perché per quanto riguarda l'ordinaria è un'altra questione, c'è il territorio, provvede il territorio, il municipio, e si andrà avanti in questa maniera. Io parlo così, faccio un flash. Noi abbiamo tutti, come prevede il regolamento, un'associazione, e l'associazione, vi posso dire una cosa, che da un'indagine che ho fatto arriva quasi al 70%, cioè i centri anziani che mancano sono un 35-30%. Siccome il nuovo regolamento prevede che l'associazione deve essere fatta, mentre prima diceva può essere fatta, noi desideriamo, perché e qui è un'altra eredità che abbiamo avuto dal passato coordinamento, che ha introdotto questo nuovo istituto dell'associazione, perché ci permette di poter, alla luce del giorno, poter svolgere quelle attività facendo anche circolare degli euro, però tutto questo dovrà essere trasparente e portato a conoscenza dei soci. Abbiamo nel nostro incontro sul regolamento, perché è stato molto difficoltoso, finalmente dopo 7 mesi di lavoro è venuto fuori, ha partorito questo regolamento che secondo me sì, sono state fatte delle modifiche, ma ha bisogno ancora di altre, abbiamo tempo per poterle modificare. Noi abbiamo salvato una cosa importante nella nostra riunione. Ti chiedo scusa Litullo, volevo dire ringraziare che era arrivato il sottosegretario Nitto Palma, che è venuto a trovarci. Salute al sottosegretario. Ci fa piacere che ci sia pure il sottosegretario, perché le cose che sto dicendo sono cose che si toccano con mano. E dicevo che noi abbiamo salvato nel regolamento, forse voi non lo sapete, però io ve le devo dire queste cose, abbiamo salvato un qualcosa che voleva un'istituzione avocare a sé quella che era l'associazione, cioè tutte le attività complementari che spettano al centro anziani doveva essere fatto dall'alto. No, a questo ci siamo opposti, tant'è vero che nella riunione io mi stavo alzando e andando via. Finalmente abbiamo trovato nel dialogo una quadratura del cerchio, siamo riusciti. Che sì, è vero che il comune e le istituzioni possono fare delle associazioni, proporre ai centri autonomi qualsiasi forma di attività, però siamo noi che dobbiamo poi dire sì, ci sta bene. E questo per me è stata una grossa vittoria in quell'occasione che abbiamo, diciamo così, concordato questo regolamento. Però ora qui ve lo devo dire,
se me lo permettete io rubo un po' qualche minutino a quello che era il mio tempo, però mi trovo in questo Assise, mi trovo veramente a casa mia, devo dire le cose come stanno. Amici, il regolamento deve essere rispettato da tutti, dalle istituzioni e da noi. Dobbiamo essere noi. Vedete che c'è un'ondata nuova, ci sono, io dico, giovani di 65 anni che stanno nel rinnovo di queste cariche, hanno mentalità diversa da quella che può avere Tonino Vitullo, hanno una mentalità più avanzata, però io quello che dico, io traccio una strada, apro una strada, poi saranno quelli che verranno dopo di me che devono proseguire su questa strada, perché è una strada interessante per i centri anziani. Che ricordiamoci una cosa, che il centro anziani, se con l'associazione svolge tutte le attività complementari, state tranquilli, sì, che le istituzioni ci diano la manutenzione, che le istituzioni ci diano il telefono, ci pagano la luce, queste cose, ma tante attività le facciamo da soli, le facciamo da soli e le possiamo fare molto bene. Le facciamo molto bene perché vi dico, tanto piglio a caso il turismo, ma non c'è presidente di centro miglior tour operator di Roma. I presidenti dei centri sono veramente in gamba per quanto riguarda il turismo. E vi dico subito che il turismo sta in un'annata che sta crescendo, che tutti ci pongono dei pacchetti che sono favolosi, evidentemente ci vogliono bene. E sentivo proprio stamattina al Rai 1 che c'erano tre esponenti donne che parlavano appunto del turismo per l'anziano. L'anziano ha bisogno del turismo, perché attenzione, non è solamente perché si va in gita, c'è la pappata, no, il turismo deve essere fatto anche di apprendimento, di cultura dei luoghi che si visitano. E poi un'altra cosa che dicevano, e che io condivido in pieno, anche essendo un vecchio sportivo, che lo sport fa bene, certo, adattato a noi. Ricordatevi una cosa, che noi anziani, che siamo cresciuti tanto, oggi 80 anni e chi vi parla tanti anni ha, è ancora vivo, è attivo, anzi penso che sia nella sua seconda gioventù, perché l'età, e qui ce lo dà l'esempio, questa nonna di 100 anni. Però io sono convinto che tra 30-40 anni non ci sarà su questa poltrona solo la centenaria di oggi, ma ce ne saranno diverse e bisogna mettere qualche poltrona in più perché ce ne saranno. E questo è quello che noi desideriamo. Volevo parlarvi velocemente perché capisco pure il tempo che mi è stato concesso, però Roberto, permettimi, l'occasione è buona per poter parlare di cose molto concrete. Noi abbiamo un settore dei nostri centri anziani, sfatiamo un po' quel mito che ai centri anziani si gioca a carte, si balla e si gioca a bocce. No, nei centri anziani bisogna aprire una strada che è quella della cultura. Assolutamente, noi dobbiamo aprire la strada alla cultura, anche perché ce lo chiedono le nuove generazioni, anche se tra virgolette anziane.